Allora, adesso ditemi un canale di YouTube di un italiano famoso e andiamo a vedere un commento stupido. Ditemene, Ogni tre puntate ditemene c'è uno. Ditemene uno. io non li so i canali Zeb89. Zeb89. Qua ci ricordiamo della storia, lo sapete come funziona. Se boom boom spacca tutto, uccidono tutti, solita storia, si restano e si restano. Wii vediamo un po', noi ci abbiamo, non c'è scegliete ancora cosa per restare. Odio Facebook, Oddworld, Unreal Tournament 4, Rising World, ma mostro i leggi su cosa? Ma sono i titoli dei ma video. ne è uno, che cazzo ne so, salvare sì. Indie di merda, il finto Minecraft. Ma lui fa, non mi ricordo, io non l'ho mai visto, ma lui fa solo puntate sull'odio. Stai salvando sopra le cioè, tue cose. Tendenzialmente, che se ne frega. No, ma lui fa, come se ne frega il mio, mi voglio tenermelo, lo spreco così, 47 ore, butta. Se non sono lì, se sono buttate. Lo so, però, se non sono segnate lì, sembrano buttate. I cattolici hanno un dio che non esiste e noi zebbisti abbiamo un dio vivente. Diglielo! Perché sono idolatrati. Un dio vivente, ma davvero? Sì, secondo me è scritto così. Ma quando è che ci scrivete qualcosa così anche noi? Noi non siamo il vostro Dio. Adesso basta, qualcuno ce lo deve scrivere. Io sono Dio. Io sono Dio. Cos'è? Un film, il libro di cosa? Un. No, sai cosa dovete andare su Favijay. Parla su questo. Favijay, vabbè, se vuoi le ragazzine impazzite, sono loro. 1.600.000 iscritti intanto. Puttana. Ma non aveva appena fatto un milione. In counting, proprio. Ma non aveva appena fatto un milione, tipo, ieri. No, Fabi, sei troppo gnocco con questi capelli. Tagli uguali a prima, tipo. Mettetevi piace. Bella a tutti ragazzi. Io Fabi Day scopare. E lui dice B. Quando vedi questa penombra. Moschia, penombra B. Mettetemi piace se vi piace Fabi Day, uno ha scritto nei commenti. Beh. E nel commento vedi, lui è il supporter che gli fanno mettere mi piace agli altri. Lui fa Fabi, non so se leggerai mai questo messaggio, ma in tutti i modi ti devo dire grazie. Te sei la fonte del mio sorriso, sei come un fratello, permettimi in grazia per esistere. Ma sono che cazzo una famiglia! Sono una famiglia! Io non lo sto scrivendo, se va. Ma sì, ma non c'è. La fonte del mio sorriso, sei come un fratello, permettimi in grazia per esistere. Continua così, ti stimo, Favi. Un abbraccio, Franci. Ti stimo, di tutto gli ha detto praticamente. Io guarda che mi sono offeso perché non ci scrivono tutte queste cose. Ma cosa stai facendo quel piede? Ma è posta! Cioè, piano piano ad un piede. Che compare, te sei sbattuto di quella roba, di quelle casse. E non devi fare d'altra cosa. Questo fai? È bello. Fammi rispondere. Esci. Potresti fare un frullato di uova, vino, coca, Fanta, Sprite e maionese. Ed ogni volta che muovi in un gioco tipo Geometry Dash lo bevi. Sarebbe troppo bello. Ma che vogliono? Lo vogliono morto. Così lo vedi a bacare, guarda lì. È ma poi perché? Ma no, ma è bravo alla fine. È un bravo giocatore. Fabi, sei famoso pure alle elementari. Soprattutto all'elementare, io direi. Ma cioè, pure. Ma guarda, come fai a prendere una marea di ragazzini così tutti? Li prendi. Ma no, poi diventa una reazione a catena. Sì, qualcosa sta facendo cadere tutto. E la reazione a catena è che più ragazzini più ne parlano a scuola, e più aumentano. Per quello che è incredibile. Le scuole sono esponenziali. No, no, è pazzesco. Ma poi adesso, veramente, chi non guarda Favij tra i ragazzi di una certa età? Uno gli ha scritto su un video tipo di oggi: puoi fare un video facendo l'Harlem Shake. Minchia! Quando vuoi! Un ragazzino morto questo qua, cos'è di 20 anni fa. Wow, basta, mi viene la depressione. Dove siamo arrivati? Cioè, la depressione perché piacerebbe, bastardo! Siamo finiti al mare. Preso? Cappotto? Cappello. Un cappotè e un cappottiello. Allora, per me siamo al mare. Collana vichinga, maggiore potenza di attacco magico fisico durante lo stato. Poi tu non capisci che queste cose, una volta che ma le imparate... Ma io le faccio, io l'ho sempre fatte. Ascoltami, non serve più l'oggetto. Finiscimi, esatto, lo bravo. So, ma guarda che non me lo devi spiegare, Locke. Semplicemente io... Semplicemente l'occhio l'ho sempre fatto e bene tutto a casa mia, a però. Casa mia. Adesso qua non me ne fotte un cazzo perché siamo all'inizio. Ok, mi sfugge perché non sto pensando 100% al gioco. Se no sarei zitto così, cazzo me ne frega. Ma c'è l'occhio che pensa per te. Appunto, meno male. Però si prende male. Non è che pensa per me, si prende male. Ste scale, ti giuro, no! Mi a piangere a vederlo sulle scale. Sì, veramente è una lentume. Una lentume. Non salviamo ogni metro. No, però, no, per non favore. Lo so più. Tanto c'è il coltivo. Ma non siamo ancora morti, non moriremo. Allora, promessa, in questo adesso c'è una promessa, cazzi tuoi. Non moriamo mai in questo gioco. Ti posso dire se moriamo è come avessimo una vita sola, chiudiamo e non giochiamo più. Perché adesso bisogna skillare, perché c'è un altro boss.
prima o poi ci sarà un altro boss. Si pensa. Sono belli i boss. Magari ci fossero più boss. Chi è questo? Due uccelli e un elementare. Acqua, però mi sa che non è il fuoco. Allora è il tuono. C'è il tuono, però. Non ce l'abbiamo. No, mi ricordo che c'era sto difetto degli elementi che mancava, vero, il tuono, sì, ed era tutto sbilanciato. Forse è palesemente fuoco, anche se non ha senso. No, fuoco non è. No, fuoco non ha senso. Ha fatto più, non ha fatto più adesso. No. E lo scopriamo con la spadina. Sicuro. Sto capendo il timing. Sì, la terra assorbe l'acqua, ci può stare. Come cominciano ad avere abbastanza vita, se non muoio. Perché se non picchiamo mai. Se non espiamo. Vaffanculo, Locke, per favore. Tanto. Prima o poi devi fare tutto. Qua, vedi, qua ha già più senso Prisma. Qua Prisma aveva senso. Sì, perché ci vuole più turni. Ma io sono un coglione. Oltre che una testa di cazzo. Sono una merda. Anche una merda. Faccio schifo. Sette. Sì, bravo. Oh, finalmente dice con quello. Stai dicendo le cose giuste. Ma no, ma c'era il CG. Cos'era il CG? È la guardia. La guardia per quello dietro. E la protezione. La guardia di quello dietro. Ma in teoria, più picchi quello dietro e più va giù. No, scusami, no. Più picchi quelli davanti. Più picchi quelli davanti. Sì, più va giù. No, ma il CG è la somma. Ma anche noi ce l'abbiamo, No, so. La somma della vita. È la somma della vita di quelli che avevano. Per quello che anche il boss è intelligente. Mi ricordo che l'AI è intelligente in questo gioco. Ha attaccato prima quelli davanti noi per farsi abbassare il CG. Quando era basso ha attaccato solo Jansen. Boh. E non è una cazzata. Non è una cazzata. Imparato qualcosa. Strategy in Jing. Non gliene fotte. Ma non ne so. Sempre so se lui. Ci voleva una donna. Cazzo. Cosa stai facendo? Hai sbagliato tutto. Non hai fatto niente. E no, tutti da imparare ancora. Guarda. No. Madonna. Ma. Perché a me la fase preparatoria in 2 ore mi rompo cazzo adesso. Ma... Guarda. Ma non è lui, è lei. Guarda. Tre pallini su magia bianca. Guarda. Ma è l'altro che devi cambiare. Ah, l'equipaggiamento. Ma sei coglione. Mamma mia. Ma tu mi hai detto sull'abilità con le gambe. È quell'abilità quella. Guarda che sei una testa di cazzo. E io sono una testa di cazzo. Sì, la testa di cazzo. Ma guarda che roba. E l'altro ride come un coglione. Sì. Non puoi non ridere, cazzo. Porca puttana. Anche a casa, sai cosa? A casa si stanno scompisciando. Guarda, immagino. Qua si può andare. Sì, c'è un mini pixel. Una conchiglia, cioè un calcio, cioè un nastro adesivo dentro la conchiglia. Ma serve poi? Io mi ricordo. Cioè, il materiale serve per costruire. Vedi che pian piano. Sì, ma guarda che siete incredibili. Mi state prendendo da coglione. Mi dà fastidio fino a certo punto. Io ti sto aiutando adesso. Guarda che cioè gioco GDR da quanto vuoi. Magari non avevo giocato a quelli storici, ma sì, ma non è importante qua adesso. Perché lo fai lo stesso. Poi dopo sarà importante avere la micro attenzione. Ma perché voi avete la lui c'ha l'autismo che deve essere esattamente così. Perfetto. Non è che cambia qualcosa adesso. Niente cambia. Perché vai avanti lo stesso. Vai avanti lo stesso benissimo. Sì, adesso ovviamente lo stesso benissimo. Adesso vediamo dopo. No, dopo bisogna stare attenti. Attenti. Perché poi ti ritrovi che quando sei a metà gioco e c'è tutte le abilità da imparare, ti dà fastidio. No, ma io l'ho sempre imparato man mano. L'ho sempre imparato man mano. Allora. Tanto sono finite adesso. L'ansia è che poi vedrai che ci sarà un momento in cui tutti avranno imparato tutto per ora. Meglio. Così sì, meglio, ma non è che se finisci finita la battaglia, se non lo cambi instant, sei fottuto. È quello che non mi fa impazzire. Ma sì, ma adesso lo avevo. Un attimo sono andato avanti e vi incazzate proprio voi. Ma no, fastidio. Ma perché voi vi incazzate proprio come se fosse la cazzata della vita. Ma è incredibile. Oh! È lui e io non mi incazzo. Ma fuori. Andiamo fuori di testa. E così dici delle cose proprio da pazzo. Madonna. Non ti letterare, Davide. Su quelle cose delle scossa poi. Io l'ho imparato alla fine del livello. Che cosa doveva fare? È intermittente. Ah, bisogna schiacciare al momento giusto. Perché sennò combatti. Quindi fuggi. No, ma perché qua faccio prima fuggire perché non posso. Non credo che no, ma dopo ce ne sono 20. Queste cazzate non comunque mi stanno facendo male. Io una curettina la farei. No, la cosa figa di Prisma, le dicevo, che fa danno esattamente come una magia sola fa danno a uno, quelle singole. Di solito fa meno danno. Però non c'è l'elemento, però. Senza elemento, però, sì. Però minchia. Va bene, senza elemento va bene perché se avessi un sono elemento. Morta, Però visto ti. Con 35 di vita. Guarda. 142. Oh, se vorrei andare nemici comuni comunque ridere. Vabbè, mi ha preso la sprovvista. Sì, ma tanto fa Prisma, è finita adesso. È finita. Adesso? No, ma adesso sennò piglia le cose. Ce l'abbiamo. Sì. Prima dell'angelo. Minchia, sono tre, però. Ma ne abbiamo una. Tre. È un po' mi da no, non farlo. A me me l'ha fatto. E tanto no, dove vai? Quanto cura la prima dell'angelo? Minchia, 120. Poco. E no, perché hai capito? Hai capito? No, perché loro hanno già targettato forse. Sì, hanno già targettato quegli altri ormai. Vediamo. Sì, perché in effetti lui è morto come noi che targettiamo. Pensate che è il succo digestivo. Vedi? Ok. Prisma! Wazza! Se tu non facevi. No.
Però danni più a volte. No! Fa un danno elementale random. È vero. Me lo ricordo, fa un random. Quindi a volte lo becchi giù e sgrava prima. C'era poi prima più che faceva tipo... Interiore di 7. Che schifo, cazzo. Immagina che loro fanno questa cosa, hanno detto delle interiore di 7 e se le mettono in tasca. Vabbè, però minchia, sfiga interiore di insetto. Potrebbero servirci. In effetti. Poi interiore sono pure le budella dell'insetto. Che schifo, cazzo. Ecco. Ma subito, l'ha fatto quando schiacciato. Ma qua conviene comunque picchiare, dopo che ce ne sono 7 in fila. In fila? Ma qua l'ha fatto quando proprio ho schiacciato A. Non so. Devi aspettare di trovare il timing. Ehi, Big Man è qua. Big Man. Ma siamo ancora paralizzati però. No. Sì, si vedi com'è Free Corner. No, non c'è è quello di adesso, che cazzo dico. No, è quello di adesso. Non tolgono poco comunque questi. Mannaia. Sempre le... No. Guarda che sono intelligenti. Anche loro focusizzano. Madonna. Guarda che Jansen era forte. Guarda che Jansen era proprio forte con Fantarelli. Comunque fa molto più danno. Però un po' di risorsamento dobbiamo stare attenti, eh. Ma non c'è un negozio in mezzo. Perché Sette hai imparato tutto, sì, tutti hanno imparato tutto. Adesso faccio tutto. Appena imparato tutto. Ah, c'era qualcosa. Immunità da paralisi. Io non cazzi duri questo. Adesso lo metterei. Ma ci mette un casino. Questo da insegnare a tutti pian piano per forza. Perché sgravo. Sì. Vai su anello. Ah, no, è vero, mi ero confuso. E tanto c'è tutte e due. Aspetta. Ma Devi andare vicino. Sì, ma da un chilometro. Io ho detto vado leggermente vicino per vedere. Non si vedeva neanche, cioè. Vabbè, ma fa bene, no? Tutto farmi. Adesso. E comunque Ray adesso io non ho capito. Ci giochi o no? Fai fatto 3-2. Ah no, 3-2. No! 3-2 sì. Questo no. Ti do un oggettino intanto a Settina. Perché continua gli addirittura terra. Perché due turni terra? Perché è scarsa lei. Ho fatto attacco. No, è scarsa lei. La magia ha una velocità in sto gioco. Poi quando diventa forte, anche Jansen fa prisma in un turno solo. È vero. No, perché c'è la velocità proprio. C'è pure la statistica. Sì, quello che ho appena detto. Ma tu hai detto c'è la velocità nel gioco. Come fosse una cosa. C'è la velocità nel gioco. No, la velocità nelle magie nel gioco come se fosse una segreto. In realtà no. Finite! Ah. Oh, adesso finite per 3 ore, non mi rompo il cazzo finché lui non impara qualcosa. Porca puttana. Meno male. Che ansia, sto bene, vero? Tu stai proprio meglio davvero, comunque, sì, sai. Finché hai qualche cosa da imparare. Sì, lascia lì. Io quando giocavo a Final Fantasy 9, ogni equip che avevo prima di andare avanti anche di un passo lo farmavo finché non avevo imparato tutto con tutto. Ma non serve. Cioè, capisci che questo ti rendi conto che non serve così così dice te. Cosa vuol dire? No, fermarsi e farmarlo addirittura non serve proprio. Perché serve quando serve nel gioco. No, a prisma. Ascolto Ray. Perché guarda, siamo messi male come non risorse. È una questione di servire, è una questione di giocare. Giocare ai videogiochi non serve. Te, cosa vuol dire? Ma no, cosa c'entra? Stai parlando di andare avanti nel gioco. Ma no, io voglio godere. Qual nel è l'utilità? Gioco. Comunque non siamo riusciti a fuggire. A sto punto siamo costretti a fuggire perché ho sprecato un turno. Bisogna fuggire. Sonno. Così ne sono due. Io sto scaldando Ray, cazzi tuoi. Adesso fuggi per forza, potrei. Me ne vado! Si è svegliata per no, scappare. Ma ce ne sono tre. Devi anche vedere come dice prima l'economicità della battaglia. Sì, quando. Ma se quando... spari una OE e ammazzi tutti con una OE sola. Ma sì, ci la OE sola, sono tre turni. Non è che ci faccio con una OE e l'ammazzo. Stai tranquillo. Ecco qua. Ce ne sono mille. Fermo. Stai fermo. Vanno in ordine, forse. No. Vai. Così. Seme. Però tipo uno su tre lo combatti. Ma noi siamo abbastanza messi bene, eh. Sì, vediamo il prossimo boss. Vediamo il prossimo boss. Quando ci fermiamo. Sai cos'è il bello di GDR così? Quando ti fermi un boss, allora ammazzi qualche nemico. Poi sei a posto. Tanto qua sali molto in fretta. Sì, nella zona sali velocissimo, poi non sali più niente. Io mi ricordo che quando tornavo nei punti. Sì, zero. Quello è normale. E allora, ma qua è molto veloce, fidati. Se tu vieni un punto più avanti, fa perché molto. Non schiacci? Dire. Perché. Io faccio generale con lui. Parla e non schiaccia, intanto. Vabbè, perché non è che. Perché ci vuole un minimo di ragione. Non mi rompi il cazzo sempre. Non è che posso fare tutto. Faccio terra con tutti. Bevanda potenza. Vabbè, una bevanda potenza. È un Enagade. Questa gitavella al mare non è ovvia. Clicca qui per tutti gli episodi della serie, condividi il video, iscriviti, guarda un video bello e sintonizzati domani per il prossimo video dei Super Fighting Bros.